Il campus sta entrando nel vivo, un importante corso, ma quello che veramente sarà l'inizio dei corsi ufficiali sarà il 14 e il 15 gennaio. Insomma, questo campus sta destando grande interesse, mi sembra. Sì, molto, molto, pur essendo poche settimane che abbiamo iniziato, c'è già moltissimo interesse, abbiamo già fatto diverse iniziative e chi viene qua ci chiede di ritornarci a farci delle iniziative, a farci dei convegni, dei seminari. Questo è quello, era un po' il nostro scopo, era quello che volevamo, quindi anche se, come dicevi, inizieremo ufficialmente o in maniera programmata il 15 di gennaio, però già ora abbiamo avuto già molte risposte positive. Proprio in questo momento ci sono dei ragazzi, degli studenti interessati al settore vivaismo, ovviamente al verde in generale, accompagnati dall'architetto De Fan in visita e gli sta, ho notato molto interesse perché gli sta illustrando, sta loro illustrando proprio le peculiarità di ogni singola zona in cui questo parco è diviso, perché non è soltanto un luogo dove si studia, ma anche dove si vive il verde e ciò che rappresenta il verde. Sì, sì, è strutturato in maniera molto anche didattica, sì, questi studenti che dicevi, appunto, che qualcuno viene anche da Pordenone, da Mantova e ovviamente anche qui dalle nostre zone, sono qui stamani, appunto, sono venuti ad ascoltare il professor Mancuso, ma ne approfittano ora con l'architetto Defant per fare una visita del parco che appunto annovera tante essenze tipiche della nostra zona, ma anche non, però tutte essenze e varietà che appunto si adattano al clima nostro. Per far conoscere un po' di più il campus, qui si realizzano iniziative gratuite di conoscenza, in allestimento un museo, una biblioteca, ma ci sono anche i veri e propri corsi di cui parlavo prima che sono a pagamento perché saranno, come si può dire, utilizzati anche per i crediti formativi, quindi praticamente rappresentano una formazione in senso stretto, in senso istituzionale. Sì, sì, abbiamo appunto corsi gratuiti, abbiamo dei corsi a pagamento e comunque tutti i corsi con professori o con persone che appunto hanno una preparazione nei vari temi che andiamo a trattare e che hanno, ripeto, una loro valenza e anche appunto validi per questi crediti per appunto chi verrà qui a fare questi corsi. Insomma. Quindi non solo studenti, anche giovani professionisti? No, anche giovani professionisti e anche non solo giovani, perché sì, poi ci saranno, e come ci sono stati anche oggi, colleghi vivaisti, architetti, paesaggisti che sono venuti ad ascoltare oggi il professor Mancuso, ma in altri casi verranno anche per fare anche da loro, da relatori, e poi venire a scambiarsi con noi le esperienze. In sintesi, contento? Quanto? Contento moltissimo, perché è quello che volevamo e siamo solo all'inizio, sono sicurissimo che sarà questo un valore aggiunto per l'azienda, ma come ho sempre detto, per la città e il vivaismo pistoiese.